l'osservatorio l'insieme in questo momento dei sindaci dei 27 comuni insieme ai dirigenti dell'ASL che si occupano strettamente di ludopatia e le due realtà del privato sociale in questo momento che hanno dato disponibilità, l'Associazione Comunità in Mano e l'Associazione Casa nel Sole. L'osservatorio nel frattempo ha avviato due comuni pilota che sono Arpaia e Casalduni con delle attività di sensibilizzazione volte alle parrocchie, alle associazioni, al gruppo dei genitori, all'amministrazione comunale stessa, alle forze dell'ordine per sensibilizzare, per fare questa campagna di sensibilizzazione che era il primo obiettivo che l'osservatorio si è posto, cioè di costruire una rete quanto più ampia possibile che coinvolga tutti, anche i singoli cittadini, al contrasto al gioco d'azzardo. Inoltre l'altro obiettivo era quello delle scuole, della sensibilizzazione nelle scuole, per cui strutturati in due piccole equip formate da magistrati, avvocati e polizia giudiziaria, si sta provando a strutturare un processo penale che ha come capo di imputazione un reato legato alla ludopatia e dare la possibilità ai ragazzi di conoscere non solo la procedura penale ma anche di ragionare, di confrontarsi su quelli che sono i problemi della ludopatia. Momenti come stasera sono importanti anche per una raccolta dati che è fondamentale anche per capire l'enormità del fenomeno anche e soprattutto nella nostra provincia, quindi chiaramente è patologica in moltissimi casi e foriera anche di situazioni all'interno delle nostre comunità che cominciano a venire fuori in tutta la loro tragicità, quindi è chiaro che le istituzioni devono avere gli occhi aperti come, e cercare in ogni modo, voglio dire, di sensibilizzare, educare, cercare di contrastare ad ogni livello questo fenomeno. Abbiamo aperto gli occhi di fronte ad un problema che era visibile a tutti grazie all'attività e all'azione della Curia e del Vescovo Mimmo Battaglia. Ci siamo resi conto però, analizzando la questione, che anche la nostra comunità viveva questa situazione un poco particolare, oserei dire strana se non drammatica, per cui abbiamo deciso di intervenire con forza e in maniera energica con un regolamento rigido e puntuale che faremo osservare in ogni sua particolarità. Sicuramente un incontro significativo e noi siamo orgogliosi di poterlo ospitare stasera, perché si tratta di un argomento che colpisce tante famiglie e anche la nostra comunità. L'amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte, a recepire le istanze che arrivano dalla cittadinanza e da chi meritevolmente si sta occupando di questo problema. Non faremo mancare assolutamente la nostra presenza né il nostro impegno in questo. Il CESVOB vuole mettere in campo, aiutare a mettere in campo delle sinergie con gli altri enti, istituzioni, per poter creare delle iniziative che sensibilizzano soprattutto i più piccoli a non avvicinarsi al gioco.